Giustizia benevolente, la pace passa dal dono. È questo il tema attorno al quale si è articolata la lezione d'eccezione dell'economista Stefano Zamagni, ospite a Rondine, cittadella della pace. La pace è possibile, ma non è spontanea, va costruita e quindi bisogna recuperare un antico adagio dell'epoca romana che diceva si vis pacem para civitate, cioè se vuoi la pace devi preparare, costruire istituzioni di pace. Rondine è una istituzione di pace e quindi va nella direzione di cui appunto si diceva. Qual è il principio che sta alla base di istituzioni di pace? È il principio del dono e quindi del perdono, perché perdono in latino vuol dire donare ampiamente. Se noi vediamo anche negli ultimi un quarto di secolo i conflitti che sulla scena internazionale sono stati e si stanno consumando, vediamo che c'è sempre alla base questa incapacità di perdonare, perché si ritiene che lo screzio o l'ingiustizia ricevuta sia ragione sufficiente per restituire lo stesso. Non è questo il modo intelligente e soprattutto non può essere accettato da chi ha a cuore come obiettivo la pace intesa non nel senso dell'assenza di guerra, ma come condizione di fioritura sia delle persone sia delle realtà comunitarie. E introdurre il concetto di economia del dono e vedere che è possibilità percorribile in un territorio credo che sia interessante. Poi diffondere questo a persone come via via qui a Rondine vengono della nostra realtà locale, gli imprenditori in primis in questo caso, ma anche gli insegnanti, le scuole e i giovani che ci stanno particolarmente a cuore, credo che sia un servizio utile per tutti noi.